Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Bentivegna e vi sto mandando questo messaggio da Primrose Hill a Londra, in Inghilterra, con tanto di vista sulla città. Prima di trasferirmi qui ho conseguito la laurea triennale in psicologia della personalità e delle relazioni interpersonali all'Università di Padova. È abbastanza difficile pensare a un solo valore che questa università mi ha trasmesso. Per quanto mi riguarda, penso che la cosa più importante che mi ha dato sia l'avere una direzione. La mia adolescenza è stata abbastanza travagliata e penso di aver trascorso più tempo a cercare la mia identità che a fare il mio dovere a scuola. All'Università di Padova ho finalmente sentito che stavo andando da qualche parte, sia a livello professionale che personale. Quando ho iniziato, ricordo di aver immediatamente avvertito questo senso di appartenenza ad un luogo dove stavo per intraprendere forse il primo vero percorso scelto totalmente da me, il che mi ha permesso di sviluppare non solo la mia indipendenza, ma anche di iniziare a lavorare davvero su me stessa. In generale, penso che quello che l'università ha fatto per me sia stato dare un senso alle scelte che ho fatto più avanti, come quella di studiare 6 mesi ad Amsterdam, grazie al programma Erasmus+, e ovviamente quella che mi ha portato a scegliere di fare l'intera magistrale a Londra, dove tra l'altro inizierò un dottorato fra un mese, mesetto e mezzo. Se vi siete mai chiesti che faccia abbia la sindrome dell'impostore, eccomi qua. Comunque, credo che questo percorso sia stato possibile anche grazie al fatto che durante i miei studi a Padova ho conosciuto dei compagni di corso meravigliosi, che sono diventati come una seconda famiglia e il cui supporto è stato fondamentale, soprattutto quando mi sono trasferita all'estero. Perché sì, per quanto sia contenta di essere dove sono, dopo un tot di tempo arriva sempre qualche flashback dai tempi trascorsi a Padova e penso che la voglia di tornare, anche solo per qualche giorno, ce l'avrò sempre. Questo è tutto da Londra e see you soon!